ben trovati, nuovo appuntamento in compagnia di 8 mattina, venerdì 4 dicembre, come ogni Brava. Venerdì torna il nostro appuntamento dedicato all'agricoltura. Brava. Buongiorno Gianrico. Buongiorno a te Karaim, buongiorno cari amici telespettatori di 8 Channel, cari amici telespettatori di 8 mattina. Siamo pronti anche oggi finalmente, guarda quante cose buone stamattina. Possiamo inquadrare un po' il tavolo, diamo qualche anticipazione. L'anticipazione è che abbiamo finalmente esaudito le tue voglie, perché sappiamo che lei è in dolce attesa e quindi gli sono state portate tutte queste cose, perché c'aveva la voglia di broccolo, la voglia di cipolla e tutte le altre cose. Pure guarda, non è vero che sono in dolce attesa, però se questo implica che poi gli ospiti ogni giorno mi portano cose buone, ti conviene far finta di essere incinta. Perfetto. Allora, poi abbiamo il maestro lì e lui è sempre lì, bello tranquillo. Tu ce la voglia di qualche cosa stamattina? Di tante cose, figurati. Bravo, iniziamo bene la mattinata. E senti caro, oggi invece della canzone facciamo subito la Peps Rubrics. Che dici? Direttamente subito la Peps Rubrics e poi, gli ospiti e poi ti presenti da solo, capito? Ti presenti da solo, capito? Vai. Va bene Peps Rubrics, vai. Buongiorno a tutti, buongiorno Imma, buongiorno Gianrico, la Peps Rubrics, salutiamo gli amici, hai ragione. Mi sono impappinato anch'io. E la tua è timbappini da solo. Però l'hai intitolata te, quindi. Come si chiama? Rubrics. Bravo. Vedi? Allora, sentiamo oggi. Un saluto agli amici telespettatori di 8 mattina. Ciao. Oggi si festeggia Santa Barbara. È la festa nazionale di tutti i vigili del fuoco. Salutiamo tutti. È una cosa molto importante. Perfetto. Poi? Ho qualche amico nei vigili del fuoco, mi fa molto piacere salutare. Perfetto. Ed è il compleanno di Marisa Tomei e Tyra Banks, due grandissime attrici americane. Vabbè. Che c'è? No, niente. Qualcosa da contestare? Qualcosa da dire? No, vi mettete d'accordo prima, quindi togliete tutto il gusto della trasmissione. Bene, signori e signori, colui che... produzione musicale ci vuole. Ma stavo facendo così. Signori e signori, colui che, diciamo, suona e ci diverte e ci tiene compagnia con la sua chitarra tutta la mattinata, il nostro Peppone Rammi! Madonna, schiata! Mi fai stare bene, mi fai stare bene, e di stare bene io non mi stanco mai. Bravo maestro. E mi fai stare bene, mi fai stare bene, e di stare bene io non mi stanco mai. Falla in pugliese, mi fai stare bene. Gianrico, non lo conosco il pugliese. No, ma che dici invece di bene, dici bene. Madonna, mi fai stare bene. Bravo, rischio, è venuto. Signori, siamo pronti. Andiamo subito a presentare gli ospiti di oggi nel salotto di 8 mattina. Luca Oletta, responsabile progetto Colti e Mangiati. Buongiorno. Ciao, ed ancora arrivato. Abbiamo Luigi Chirico, presidente dei ristoratori di Vietri. Buongiorno. Salve. Ciao. Buongiorno, ben arrivato. Ed ancora abbiamo Enzo Galdi, della Coldiretti di Salerno. Buongiorno. E no, Francesco Corrado, siete troppo stretti, c'è la poltrona, potete stare comodamente in poltrona. Sono messi vicini, no, ok, ci allarghiamo così. Volevano stare vicini. Ognuno fa i fatti suoi. E Francesco Corrado, dell'azienda agricola di Poggio Marino, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno a lei, ben arrivato. Grazie. Eccoci qua. Beh, Imma, è quasi, no. Dai, no. Dopo me ne prendo qualche... No. Un barattolino, Babbo, dammi un bacio, Ciao maestro, ci vediamo dopo, buona chiacchierata, cari amici, ci vediamo tra poco, ciao. E allora grazie al nostro Gianrico, grazie al maestro Giuseppe Remmi, grazie soprattutto ai miei ospiti per aver accettato il nostro invito. Parliamo oggi, come sempre, il venerdì è dedicato, torna il nostro appuntamento dedicato all'agricoltura, ma prima di entrare nel vivo della discussione vediamo la copertina di presentazione firmata da Cristiano Vella. Non abbiamo la copertina e allora saranno direttamente gli ospiti a presentare il nostro progetto Colti e Mangiati. Si punta a ridurre sempre più la distanza tra produttore e consumatore. In questo caso c'è però una novità importante. Voi puntate a ridurre direttamente la distanza tra produttore e ristoratore. Esatto. In pratica Colti e Mangiati è un progetto che è nato in collaborazione voluto dalla Coldiretti di Salerno e siamo arrivati alla quarta edizione e ha due attori principali. Da una parte il produttore, perché coltivando un determinato prodotto in un determinato luogo racconta
la storia di quel luogo e quindi ci permette di fare marketing territoriale, e il ristoratore perché voi un po' per moda, un po' per seguire i filoni televisivi che stanno imperversando ultimamente su tutte le televisioni nazionali e non, sono diventati dei veri e propri divulgatori, quindi cucinando e trasformando la materia prima portano nel piatto un territorio e quindi fanno divulgazione al cliente ultimo, al cliente finale. Quindi abbiamo i due produttori a stretto contatto per poi rivolgersi al cliente finale e portare il prodotto al cliente finale. Ecco, abbiamo il presidente dei ristoratori di Vietri, avete partecipato a questo evento, un importante evento anche di incontro e di confronto. Sì. Diciamo che siamo stati molto felici di accettare l'invito di Coldiretti e il progetto Colti e Mangiati, in quanto alla fine ci hanno stuzzicato sul nostro settore. Noi abbiamo dato anche una spinta affinché questa cosa possa diventare un po' anche, possa uscire anche dai circuiti regionali. Difatti, non ultimo, siamo stati sempre con lo stesso progetto all'Expo di Milano, sempre in collaborazione con la Coldiretti di Salerno e al TTG di Rimini, dove abbiamo presentato le nostre peculiarità ristorative e, diciamo, alimentari, e portandole in un ben vasto diciamo, progetto che va per l'estero e nazionale. Noi per il momento ci accontentiamo di far sì che la nostra regione venga fuori in modo buono, in quanto siamo sicuri che abbiamo delle eccellenze che forse probabilmente, non siamo modesti, ma in tutta Italia. Siamo sinceri, in Campania ci sono tante eccellenze. Non dobbiamo aver paura di peccare di modestia. Probabilmente dobbiamo riprenderci e diventare di nuovo i proprietari e poi i promotori della Campania Felix, perché è detta dagli antichi romani, parliamo di 2000 anni fa, quindi sicuramente questa cosa è valida e sicuramente la possiamo riportare, diciamo, in auge. Protagonisti appunto della serata e dell'iniziativa che la Coldiretti ha deciso di sostenere sono appunto le eccellenze campane. Anche nel corso della serata che si è svolta qualche giorno fa, tutti gli invitati, tutti i presenti hanno avuto modo di apprezzare direttamente quelle che sono le eccellenze tipiche della Campania. Certo, sicuramente però bisogna inquadrare il progetto Campania, cioè il progetto Colti e Mangiati, dove nasce, come si inquadra. Si inquadra in un progetto complessivo di Coldiretti che anno sta andando avanti, che è Campagna Amica. Campagna Amica è una delle finalità, è quello di andare a incontrare i consumatori. Questo, le modalità sono varie, diciamo quella più evidente, quella che è più conosciuta sono i mercati della vendita diretta, dove i produttori hanno incontrato i consumatori in maniera diretta. È un progetto culturale vero e proprio, perché ovviamente si vanno a incontrare culture diverse. E ovviamente l'emanazione, quindi, di questo contatto con i consumatori è stato uno dei fiori all'occhiello, è stato Colti e Mangiati. Colti e Mangiati addirittura nasce 10 anni fa come, diciamo, esperimento di questo rapporto produzione-ristorazione, perché ovviamente queste eccellenze a cui si faceva riferimento prima, di cui la Campania è piena, no? Se vogliamo immaginare anche un percorso ideale nel nostro territorio attraverso le produzioni, lo percorriamo tutto. Allora facciamo così, mi comunicano dalla regia che è pronta la copertina di presentazione, vediamo prima il servizio dedicato appunto a questo progetto Colti e Mangiati e poi ne discutiamo insieme. Staccare un frutto da un albero, un pomodoro dalla pianta, pescare un frutto di mare e mangiarlo. Un gesto che dovrebbe essere quasi scontato, cogliere e mangiare ciò che offrono terra o mare, come da milioni di anni. Eppure, pensandoci, quasi nessuno oggi azzarderebbe un gesto del genere, spaventati a morte da chi ha tentato di uccidere la nostra terra. Ci penseremmo 100 volte prima di cogliere e mangiare. C'è una strada però, quella dell'eccellenza, prodotti di qualità che oltre a essere una delizia per il palato, possono essere anche consumati a cuor leggero, senza patemi d'animo o terrore. In questo quadro si colloca la campagna della Coldiretti Colti e Mangiati, che mira a valorizzare e far conoscere le eccellenze campane, quelle salernitane in particolare. Dall'olio extravergine al pomodoro San Marzano, dalla mozzarella di bufala DOP alle prelibatezze del Tirreno, dai limoni e gli agrumi fino ai vini autoctoni della zona.
un menù di eccellenza per accendere i riflettori, appunto, su eccellenze che tutto il mondo apprezza, come dimostra il crescente interesse di mercati e buyers internazionali, ma che forse bisogna ancora adeguatamente far conoscere. Qui si inquadra il progetto della Coldiretti. La Campania è una terra meravigliosa da guardare, da girare, da annusare, da cogliere e da mangiare. E allora, come dicevamo anche prima, si parte da un gesto quasi scontato: prodotti direttamente da colti e mangiati. Questo è il nome che avete scelto per il progetto, un progetto significativo, sentivamo nella copertina, quasi scontato, ma che in realtà non dovrebbe essere così. Non è assolutamente scontato. Se vediamo che sulla fascia costiera del versante salernitano, giusto per fare un esempio, sono pochi i ristoratori che adottano il prodotto locale. Cioè, purtroppo noi con questo progetto andiamo a intercettare i ristoratori molto sensibili e in verità loro sono il lievito di questo avvicinamento anche dei ristoratori a questo progetto. Noi vediamo un paradosso, viviamo un paradosso, cioè soprattutto nella fascia cilentana, è che nella zona interna soffrono a collocare il prodotto. Sulla fascia costiera, dove annualmente si impattano milioni di persone, milioni di turisti, non vengono utilizzati i prodotti che sono l'eccellenza dell'entroterra cilentana. Allora il tentativo è anche questo, strategico, da parte di Coldiretti, di far incrociare queste due tipologie di esigenza, perché su un territorio dove si va a vendere il territorio, come diceva giustamente Auletta prima, e non si vende il prodotto, significa che è monco, perché noi abbiamo un paradosso che uso sempre utilizzare, è che il fico bianco del Cilento ha la stessa dignità dei templi di Pestum. Per dire che le risorse territoriali hanno valore ed esistono se sono comprese tutte in un discorso. Lei ha detto una cosa: noi siamo andati ad intercettare i ristoratori più sensibili a questo concetto. Noi abbiamo il presidente dei ristoratori, ma abbiamo anche il proprietario di un'azienda agricola. Allora, innanzitutto chiedo poi come e perché ha deciso di aderire al progetto, qual era il messaggio che l'ha colpita, perché ha detto sì, ci sto. Io sono Corrado Francesco e sono un'azienda associata a Coldiretti e a Campagna Vino. Io la mia azienda è associata alla fornitura di alcuni ristoratori, proprio perché quando facciamo i mercatini di Campagna Amica, dice: ma per avere il tuo prodotto, dice, noi abbiamo un progetto che è Colte e Mangiati, che i nostri prodotti li troverai anche in alcuni ristoratori del progetto di Colti e Mangiati. Ecco, io leggo una dichiarazione del direttore della Coldiretti di Salerno: abbiamo trovato in questo con Colti e Mangiati in maniera efficace per coniugare la degustazione di diverse tipologie di olio con la preparazione e la presentazione di pietanze che rispecchiano le nostre tradizioni locali. È vero, è vero. Ma ritornando al prodotto di eccellenza, se lei pensa che all'interno della provincia di Salerno esistono due prodotti di eccellenza, che sono il pomodoro San Marzano e la mozzarella di bufalo, che nell'immaginario collettivo rappresentano una nazione e non una provincia o una regione, insomma, questa la dice lunga. Sempre per citare il direttore della Coldiretti, tempo fa mi spiegava l'importanza dell'olio cilentano, che è addirittura equiparato o forse addirittura insomma qualitativamente alla pari di quello toscano e quello pugliese. Quindi diciamo che a livello regionale, veramente, come diceva il dottor Galdi prima, insomma, abbiamo tutta una filiera e tutto un percorso che, passando per i prodotti, ci permettono anche di fare recettività, turismo. Infatti l'esperienza che abbiamo avuto al TTG di Rimini, che sta per Travel Trade Global, che è una fiera del turismo molto importante che si fa in Italia, proprio questo si è determinato, che in base al food, e un esempio è stato anche l'Expo, in base al food stanno completamente cambiando le dinamiche per quanto riguarda l'incoming del turismo in Italia. Tra un paio d'anni... Lei stava accennando ad una domanda che ho posto spesso nel corso di questo salotto. Okay, no? Si parla tanto di turismo, no, assolutamente, si parla tanto di turismo in Campania, di come intercettare anche, perché quando parliamo di turismo, quando parliamo di promozione del territorio, parliamo di economia. Questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo. Allora possono essere le eccellenze agroalimentari del nostro territorio un attrattore turistico? Le dirò di più.
riprendendo il TTG di Rimini, stiamo da dati avuti proprio da questo ente che è predisposto per il turismo, si stanno andando a determinare delle dinamiche, stanno cambiando le dinamiche per quanto riguarda l'incoming del turismo. Tra un paio d'anni avremo una conclamazione per l'incoming, sarà dovuto più a legato, per quanto riguarda sempre il turismo, legato al food anziché legato alle location turistiche. Faccio un esempio. Un esempio per assurdo, tra un paio d'anni il visitatore estero sceglierà la meta dove trascorrere i 3-4 giorni anziché Roma centro, i castelli romani, perché penserà prima a cosa andare a degustare e poi magari il giorno dopo spostarsi e andarsi a vedere il Colosseo. Cioè l'attrattore principale oggi sta diventando il food. Attorno al food si stanno andando a creare delle dinamiche per l'incoming e quindi per il turismo, e tutti quelli che una volta in Italia erano il richiamo principale, quale poteva essere il sito archeologico, il sito ecclesiastico, il balneare, diventeranno rimorchio di tutto quello che invece è food e fa incoming turistico. Parliamo purtroppo, dico purtroppo perché le eccellenze ci sono già da tanto e magari potevamo essere molti passi più avanti, ma parliamo di un processo in corso di evoluzione, no? Un processo che sta crescendo, che deve essere sviluppato e sostenuto, come ha fatto la Coldiretti, come ci diceva Enzo Galdi giustamente. Noi abbiamo intercettato soprattutto i ristoratori sensibili, il ruolo principale in Colto e Mangiati l'hanno avuto i ristoratori, l'associazione dei ristoratori di Bietri. Noi abbiamo subito sposato il progetto, perché a parte la sensibilità c'è proprio la cultura tra di noi, perché noi comunque ci incontriamo, discutiamo, è di quello di riproporre menù semplici portando avanti la materia prima territoriale. Difatti noi adesso abbiamo scelto anche una linea molto molto particolare anche sui vini. Noi adesso teniamo più alla territorialità regionale con i vini nostri, perché abbiamo fatto passi da gigante, perché fino a qualche tempo fa il vino campano era diciamo, si parlava della Campania, però non era così in voga oppure in moda. Noi da ormai, io frequento Verona al Vinitaly, sono 15 anni e noto che da 15 anni a questa parte lo stand Campania e le grosse attività campane sul vino stanno avendo un successo enorme, perché abbiamo iniziato a fare il vino come si deve. Perché il discorso che faceva lei prima sul fatto che l'eccellenza ce l'avevamo anche prima, però la nostra politica, il nostro modo di pensare... Io voglio metterlo ulteriormente in difficoltà. Sì. Faccio un gioco delle parti. Ha accennato a due prodotti veramente d'eccellenza, sì, della Campania, vino e olio. Sì. Più volte però abbiamo sottolineato come serve un processo culturale anche che possa cambiare quella che è la mentalità, far capire perché l'olio, un olio buono di qualità, un olio extravergine d'olivo, non posso pagarlo 3 euro perché diversamente non posso pretendere che sia di qualità o che vengano seguiti tutti quei processi che nel corso di questo salotto abbiamo ben spiegato. Anche ristoratori, il compito di far capire che una scelta di campo come quella che lei ha appena presentato, noi vogliamo puntare su prodotti di eccellenza, di una certa qualità, prodotti anche a chilometro zero, come far poi capire nel rapporto tra consumatore e produttore anche una questione di costi? Sì. Allora, è una scelta effettivamente, sì, forte la sua. È un discorso molto molto difficile da portare avanti, considerando il momento poco felice che abbiamo adesso, che l'economia, diciamo che adesso sta riprendendo un poco, forse a riprendersi. Noi abbiamo vissuto in prima persona la crisi, perché la gente, io faccio sempre una distinzione, io capisco che la massaia purtroppo deve fare i conti per fine mese, allora cerca di comprare l'olio a 3-4 euro al litro perché deve tirare avanti. Ma il ristoratore che a fine anno, invece di spendere 2.000 euro di olio, ne spende 2.500 comprando l'olio di eccellenza,
alla fine per il ristoratore non succederà mai niente, nel senso che non ti porterà un danno economico grosso sulla tua gestione. E poi un'altra cosa fondamentale che stiamo notando, che il ristoratore sta andando verso una gestione familiare, una gestione un po' più meno eclatante, per dire io ho una brigata di 14 persone, perché poi alla fine le 14 persone le devono pagare chi viene a mangiare. Invece lei troverà un ambiente caldo, un ambiente familiare, con i costi contenuti e dando dei prodotti che sono di eccellenza, che molti, purtroppo io devo fare anche quest'altra riflessione, molti non sono neanche a conoscenza di determinati prodotti. Ecco, io parlavo infatti di un processo culturale che porta le persone anche ad una scelta consapevole di quello che mangiano, di quello che comprano, ma anche di quello che poi trovano e cercano in un ristorante. Un processo culturale che dalle sue parole si evince può e deve partire anche dai ristoratori. Io dicevo una scelta di campo che devono fare, un po' come il processo che si porta avanti con Campagna Amica. Certo, certo. Questo sicuramente, basti pensare solo un altro aspetto del progetto di Campagna Amica che viene in questa direzione che lei sta dicendo. Noi siamo partner ormai da 7 anni di una rassegna concertistica che dura 1 mese e mezzo sulla Costiera Amalfitana, laddove abbiamo anche implementato Colti e Mangiati, ma soprattutto abbiamo dato ribalta a quelle che sono le produzioni e ai produttori soprattutto, che hanno comunicato anche agli spettatori questa... hanno comunicato i loro prodotti, il loro territorio. Questo ha determinato, stiamo parlando di concerti di musica classica e musica jazz, quindi diciamo anche di un segmento diverso di quello come ascolto musicale. Meno commerciale. Meno commerciale. È successo addirittura che abbiamo organizzato dei concerti nelle aziende agricole, riproponendo Colti e Mangiati, ma riproponendo tutto quello che il progetto vuol dire. Era impensabile che in un'azienda agricola, sicuramente poco abituata, ospitasse un trio musicale di musica classica di Vienna, cioè c'erano 250 persone. In un'azienda, una cooperativa del San Marzano, abbiamo ospitato un'orchestra sinfonica di tutte donne con 400 persone. Questo significa che il processo di Coldiretti, il progetto di Coldiretti ha fatto sì che queste aziende, medie o piccole, venissero sdoganate. E il processo culturale che ha avviato la comunicazione forte fra produzione e consumatori ha fatto sì che alcune disavventure, soprattutto mediatiche, che abbiamo subito nel corso di questi ultimi tempi, venissero dipanate. Quando proprio l'azienda Corrado, trovandosi in una zona che è l'agro sarnese Nocerino, che è vista sempre come zona inquinata, il fiume Sarno e quant'altro, il consumatore che si avvicina e va a conoscere direttamente il produttore che va a mostrare... Come dicevamo prima, se da un lato ci deve essere un processo culturale che deve partire anche dai ristoratori con una scelta forte di spendere magari qualcosa in più, ma garantire determinati prodotti, anche proprio il settore agricoltura è cambiato. L'abbiamo visto più volte negli agriturismi, nelle aziende agrituristiche, che vengono proposti veri e propri percorsi del gusto per consentire un rapporto più diretto. Il cliente diventa protagonista nell'azienda. Sì, veramente diventa protagonista. Io ho un'esperienza proprio aziendale. Io ho la mia prima figlia, che adesso gestisce un pacchetto forte dell'azienda, anche se ha studiato all'Accademia della Moda, si trovava nell'industria delle confezioni. Si è avvicinata per una settimana alla mia azienda, ha visto il consumatore che arriva in campagna, gli propone il prodotto, c'ha qualche ricettina personale che gli fa assaggiare, torna, la ringrazia e magari tutte quelle belle cosucce che poi... è l'azienda, un rapporto più diretto, sì, diretta, cioè ci arriva con i bambini, li porta in campagna a raccogliere il grappolo di pomodoro, a raccogliere delle aromatiche, e proprio lei l'ha preso talmente al cuore la trasparenza proprio del visitatore aziendale.
questo è quello proprio, la soddisfazione. E quindi poi ha deciso di restare in azienda? Sì, ha deciso di restare in azienda anche avendo varie offerte, ma era la soddisfazione aziendale, la soddisfazione del consumatore che l'ha fatta rimanere in azienda con me. È una bellissima storia, da stilista ad imprenditrice agricola, perché immagina, questo sarà il suo ruolo, immagino, proprio grazie al rapporto con il consumatore. Immagina che lei su 70 al concorso finale è arrivata prima come migliore abito da cocktail serale, ha fatto la prima all'Accademia. Allora noi la invitiamo in diretta a partecipare al nostro salotto, assolutamente. Poi lei, forse ci sta seguendo, la stiamo invitando in diretta. Non sta seguendo, che in questo momento è presso una casa degli anziani a Salerno, dove sta facendo, attraverso le aromatiche, gli addobbi natalizi. Allora ci seguirà questo pomeriggio, perché ogni puntata, io lo ricordo, viene pubblicata sul sito di 8 pagine, potranno rivederci anche grazie al nostro sito internet. Tutto questo perché? Per dire che questo è l'obiettivo di Colti e Mangiato, che ha avuto un ennesimo successo, che si conferma come appuntamento doc per esaltare le eccellenze. Sì. Da quest'anno, insomma, visto che siamo alla quarta edizione, lo stravolgiamo un pochettino il format, anche su indicazione del presidente della Coldiretti di Salerno, lo renderemo molto più smart. Quindi prima erano delle vere e proprie scene. Ah, una cosa che ci tenevo a dire, che oltre a mettere in relazione produttore e ristoratore, Colti e Mangiati è servito anche a mettere in relazione delle filiere di prodotto, perché le può sembrare strano, ma è capitato che il ristoratore dell'agro nocerino sarnese non conoscesse a fondo il prodotto del Cilento e viceversa, il ristoratore cilentano non conosceva bene il prodotto dell'agro nocerino sarnese. Quindi il progetto è stato affine anche a far incontrare, a fare delle varie e proprie contaminazioni di prodotto. E diciamo che è funzionato tantissimo. Allora facciamo così, non ci anticipi altro, perché più snello, filiere di prodotto, per mettere in rete anche realtà che magari non sono lontanissime, ma che non si conoscono e che invece insieme potrebbero ottenere grandi risultati. Ma ne parliamo tra pochissimo, perché devo dare la pubblicità e torniamo subito dopo, sempre in diretta ad 8 mattina. Tutto il mondo è paese, siamo milioni, milioni di case, colori e chissà, chissà che favole strane, strane le religioni, tra la gente che gira, che parte, che arriva e va, il mondo gira, boom boom, batte il cuore, boom boom, il mondo è un giro tondo, no che non scendo ancora. Grazie, grazie al maestro Giuseppe Relmi, ben ritrovati sempre in diretta. Continuiamo a parlare di agricoltura come ogni venerdì, ma soprattutto oggi vi stiamo presentando questa bellissima iniziativa di Colti e Mangiati, e ci siamo lasciati con un messaggio: fare filiera. Esatto, no, come stavo dicendo prima, una cosa fondamentale è stata quella poi di presentare e fare contaminazione, perché magari a una distanza di 40-50 km, che è una distanza ridottissima, l'uno non conosceva la produzione dell'altro. Quindi Colti e Mangiati è servito anche questo, anche a questo. E poi Colti e Mangiati, insomma, senza la comunicazione non sarebbe arrivato dove è arrivato adesso. Noi nelle precedenti edizioni, che erano delle vere e proprie cene ospitate dai ristoratori con il ristoratore dell'agro nocerino sarnese e con i produttori cilentani, erano presenti sempre 4-5 giornalisti, insomma, che documentavano la serata, che parlavano del prodotto, tramite il prodotto ci permettevano di raccontare dei territori. Si parlava anche durante la pausa dell'importanza di far conoscere quello che è il meglio che la campagna ha ad offrire, anche le scelte che vengono fatte, tipo porto ad esempio il presidente dei ristoratori di Vietri, prima ci diceva: noi vogliamo fare una scelta importante, quella di garantire determinati prodotti, una determinata qualità, una scelta che magari può avere anche dei costi superiori alla media, ma in cui crediamo. Ed anche in questo caso la comunicazione è fondamentale. Certo, diciamo che il problema forse è relativo, in quanto il progetto Colti e Mangiati e la
collaborazione con la Coldiretti ci ha permesso di contattare direttamente l'azienda, quindi noi compriamo dei prodotti senza terze persone. Quindi diciamo che il famoso procacciatore di affari non esiste, in quanto io vado da Francesco e mi compro il pomodoro, mi compro la confettura, la cosa, e quindi... Ecco, la pre... Questo è un altro degli aspetti che, di Cotto e Mangiati, che poi l'abbiamo capito in corsa, che è diventato un business soprattutto per i duettori principali, perché il ristoratore non ha più l'intermediazione, quindi ha il contatto diretto con il produttore, e questa è una cosa sia economicamente molto vantaggiosa che anche ai fini delle ricette può essere molto vantaggiosa, perché il riferimento del prodotto, mentre prima ecco, era un problema. Come cambia il rapporto? Noi ci rivolgiamo a quest'ora a chiunque sta a casa, magari ci sono anche delle masse che ci stanno seguendo, certamente, vogliono cucinare. Come cambia in questo modo il rapporto tra ristoratore e produttore? Cambia, prima di tutto bisogna fare sempre, io faccio una premessa, grazie alla lungimiranza dei coltivatori della Coldiretti, perché ha avuto un'idea veramente strabiliante che può stravolgere il mercato. Certo, dispiace perché delle figure probabilmente andranno a scomparire in alcuni settori, perché altri sicuramente hanno bisogno del procacciatore, del rappresentante e quant'altro. Però la cosa importante, che diceva pure Luca prima, è stato il fatto che si è proposto dei prodotti che probabilmente qualcuno non era a conoscenza, anche essendo ristoratore, perché sapere che esiste un fagiolo particolare in una zona che è completamente diversa dalla nostra, perché noi essendo sul mare teniamo ai prodotti del mare, però è normale che io, proprio per il discorso che facevamo prima, proporre le eccellenze, riportare, ormai si è portato il discorso alimentare di nuovo, è venuto in il discorso forte sulla dieta mediterranea. Chi più di noi fagioli, ceci, lenticchie, olive, abbiamo di tutto, quindi noi le verdure, noi non abbiamo nessun problema a riproporre quella che è la dieta mediterranea. E con le ultime manifestazioni, noi addirittura avevamo una nutrizionista la quale ha spiegato l'importanza dell'olio, l'importanza del fagiolo, la pasta, il pomodoro San Marzano, e quindi diciamo che si va a fare un discorso che ormai non è più ristretto al fatto che tu entri, ti siedi, mangi e vai via, no, perlomeno nel mio ristorante e nei ristoranti dell'associazione, la maggior parte, noi quando portiamo un piatto a tavola lo spieghiamo, diciamo il prodotto, perché usiamo questo, perché abbiamo fatto questo qua e perché non abbiamo fatto quello al posto dell'altro, perché proprio c'è questo rapporto, perché la ristorazione sta cambiando. Il fatto che la buona tavola a volte dice che mangiar bene deve essere soprattutto un'esperienza. Esatto, quindi anche su questo noi dobbiamo portare in tavola questi prodotti, perché ti danno, diciamo che, diceva un vecchio detto, tieni gli arnesi, diventa must, nel senso che se non hai se noi abbiamo materia prima scadente, automaticamente possiamo anche essere dei grossi trasformatori, però noi non siamo trasformatori, noi siamo persone che personalmente e con alcuni dell'associazione amiamo la buona cucina, amiamo il contatto con la gente. Difatti noi non abbiamo pensato minimamente di non partecipare al progetto. Ci siamo buttati tranquillamente in questa cosa. E devo fare solo un esempio per vedere la smisurata passione verso la cucina. Noi siamo stati all'Expo di Milano, nel padiglione Coldiretti Nazionale, abbiamo portato un menù classico della costiera amalfitana, vidi sul mare. Com'era il menù classico? Allora, il menù classico curiosi, abbiamo portato, sotto suggerimento di Enzo, abbiamo messo nell'antipastino anche la mozzarella di bufala, che non può mancare, e in più abbiamo preparato delle polpette di mare, che è il classico
un piatto nostro che facciamo quasi tutti, con pane, pecorino, calamari, seppie, gamberetti, tutto tritati, e fatto un impasto. Invece di fare la classica polpetta di carne, la facciamo di mare. Il cuoppo dei pescatori, che sono stati anche ospiti. Il famoso cuoppo dei pescatori, poi, sono stati ospiti qui, ne abbiamo parlato a Milano. Poi abbiamo portato abbiamo fatto un mezzo pacchero con il pesto cetarese, che non è altro questa è un'altra azienda che fa parte della filiera, fa parte del progetto Colti e Mangiato, del progetto Air Italy, che sempre in collaborazione stiamo crescendo. Allora, un bel esempio di come fare filiera può essere non solo una grande occasione per utilizzare molti più prodotti e stare in rete, ma può contribuire anche proprio a migliorare le ricette che presentate, no? Anche all'innovazione. Abbiamo parlato tante volte di come per conservare la tradizione bisogna puntare anche ad un'innovazione continua. Questo è quello che sta facendo la Coldiretti. La Coldiretti ha creduto in Colti e Mangiati perché rientra in quel processo anche sociale che state portando avanti. Certo, io voglio dire, a proposito di Colti e Mangiati, cioè, che apparentemente questo che dico non c'entra, ma c'entra perfettamente. Noi stiamo facendo un discorso con le scuole, addirittura abbiamo fatto un progetto con le scuole materne del comune di Salerno, ovviamente coadiuvati dalla facoltà di medicina, appunto con la pediatria. Loro hanno fatto un esperimento, abbiamo introdotto nel menù delle scuole, della scuola materna, quindi in ambito prescolare, un menù fatto appunto anche da prodotti della filiera diretta, e si è visto nell'arco di 2 anni che questi bambini hanno iniziato a conoscere, era un campione di 50 bambini, hanno iniziato a conoscere i sapori e gli odori, e quindi si è avviato un processo di conoscenza con bambini di 4 e 5 anni che ovviamente seguirà. E quindi ovviamente questi saranno nel futuro dei consumatori, e quindi attenti e consapevoli di quello che vanno a mangiare. Questo progetto ha fatto sì che ci sono state fatte 3 tesi di laurea questo progetto. Quindi diciamo, abbiamo vinto anche un premio, un premio nazionale di Coldiretti, che ci è stato consegnato all'Expo, perché poi avevamo un partenariato importante, perché da soli non si va da nessuna parte, rispetto a quelli che sono gli impatti sociali, appunto la facoltà di pediatria dell'Università di Medicina di Salerno e dal Comune di Salerno. L'impatto sociale è importante, perché anche quando facciamo i nostri mercati della vendita diretta, o quando facciamo qualsiasi tipologia di manifestazione, essendo Coldiretti una forza sociale, la nostra preoccupazione è quella sì di imporre, cioè quindi di facilitare l'azione commerciale da parte del produttore, quindi ovviamente avere dei ristori economici opportuni, ma è anche appunto l'impatto sociale. Vi faccio un esempio, diciamo, tipico. Noi andiamo in una piazza al centro di Salerno, abbiamo più volte coinvolto i bambini delle scuole limitrofe, perché in una sorta di fattoria didattica. Noi li abbiamo fatti incontrare con i produttori, con loro che spiegavano tutto il processo produttivo, facevano assaggiare i prodotti. Con gli anziani, contemporaneamente, abbiamo ripristinato delle aiuole, abbiamo affidato loro la cura delle aiuole. Aiuole che sono state diciamo allestite con erbe aromatiche qui nel centro della città. Questi processi sociali ovviamente poi avvicinano in quel processo che finisce anche con Colti e Mangiati, in un'ampia dimensione di quel progetto che è Campagna Amica della Coldiretti. Allora, io prima di presentare anche i prodotti che abbiamo qui in studio, perché assolutamente abbiamo detto l'importanza poi di comunicare quello che c'è, quelle che sono le eccellenze e farle conoscere, volevo sottolineare un ultimo aspetto. L'enogastronomia, fattore caratterizzante dell'offerta turistica cilentana, questo è il discorso che abbiamo fatto in apertura, cioè di come l'enogastronomia possa diventare attrattore turistico, far sì che non sia la meta ma quel che si può trovare in un territorio il vero attrattore. Ma lo sta diventando, perché i dati che ci ha dato TTG sono questi qua: tra 2 anni ci sarà la conclamazione del turismo tramite il food.
Quindi questo progetto potrebbe essere un progetto monito per far sì che tra due anni certe dinamiche turistiche le andiamo a governare e non le andiamo a subire. Quindi il mercato del turismo sta cambiando in base alla ricetta del food. Molte aziende della Coldiretti e non si stanno adoperando per rendersi attivi sul lato della recettività. Ci sono molte aziende, tipo aziende vinicole o gli stessi caseifici a Paestum, si stanno attivando per ricevere flussi di turisti stranieri. E sì, come le aziende agrituristiche che aprono le porte ai propri clienti, aziende, mostrando magari un castagneto, dimostrano, danno la possibilità al cliente di raccogliere direttamente le castagne nel bosco. Nell'ultimo evento di Colti e Mangiati sono stati coinvolti, perché erano presenti sul territorio salernitano, dei buyer di Taiwan e del Regno Unito, i quali ovviamente erano venuti sul nostro territorio per gli affari nel comparto dell'olio, riuscendo a proporre attraverso Colti e Mangiati, quindi attraverso la ristorazione, hanno esteso il loro raggio di interesse, che dall'olio è passato anche agli ortaggi al trasformato. Quindi praticamente loro faranno affari anche con le altre tipologie di aziende. Grazie a Colti e Mangiati. Ma la cosa straordinaria è proprio questo. Noi abbiamo un mercato turistico, tra virgolette, estero. Certo, quelli più sensibili poi al food e al bel paese, che sono il Nord America, il Canada e il Nord Europa, che addirittura quando vengono sui nostri territori conoscono perfettamente il prodotto, forse meglio di chi vive quei territori. Porto sempre l'esempio. Un paio d'anni fa abbiamo avuto ospiti una coppia di americani, in un paesino limitrofo a New York, che conosceva perfettamente il pomodoro San Marzano, questo è comunque famoso in tutto il mondo, ma che lo voleva mangiare con il cipollotto nocerino, che è una cipolla particolare che cresce solo nell'agrocinese. Magari qualcuno della Campania o anche di qualche paese limitrofo non lo conosca. Sì. Colti e Mangiati serve proprio anche a questo. Allora, siamo in chiusura, presentiamo velocemente i prodotti che abbiamo portato. Sono tutti prodotti a chilometro zero, vengono dalla sua azienda agrituristica. Sì, ci sono un pomodorino classico della nostra zona, dell'agro nocerino sannese, la torsella classica storica napoletana, la verza, la scarola, le noccioline di Giffoni. E grazie a Coldiretti, grazie a Campagna Amica, mi ha dato un valore aggiunto, un valore in più che mi fa anche la forza di trasformare, e ha aiutato tantissimo la mia azienda. Cioè, entrando io con Coldiretti, sono 12 anni che sono in Coldiretti. Allora, l'esempio che fare filiera, lavorare insieme, tutti insieme, riuscire a fare sistema può portare a grandi risultati. Colti e Mangiati ci saranno altre 20 e quando? Colti e Mangiati, come dicevo prima, ma quest'anno lo stravolgiamo, diventerà, anche su indicazione del presidente San Giorgio Coldiretti Salerno, abbandoneremo un po' il format delle cene, entreremo direttamente nelle cucine degli chef, quindi con una filiera di prodotti della Coldiretti andremo a creare un menù Coldiretti con dei prodotti completamente delle aziende della Coldiretti, e il ristoratore insomma si adotterà questo menù almeno per 6 mesi, per la stagionalità poi logicamente dei prodotti all'interno del proprio ristorante. Questo perché? Perché sarà tutto documentato da un paio di telecamere e da una documentazione fotografica, per essere molto più presenti in maniera massiccia sui social, quindi su Facebook, Twitter. Perché torniamo al concetto di prima: comunicare quanto di bello e di buono c'è nel nostro territorio è fondamentale. Grazie a tutti per essere stati con noi. Purtroppo devo fermarmi, devo fare la pausa, perché c'è l'informazione, c'è il collegamento dal touchscreen col sito 8pagine.it per gli aggiornamenti dal nostro sito. Noi torniamo subito dopo il TG, sempre in diretta ad 8 mattina. Ben ritrovati sempre in diretta ad 8 mattina. Il nostro Gianrico è bravissimo a suonare. È eccezionale, è spettacolare. Mandiamo qua. Perciò non c'è il maestro. Ti faccio il congelo, il maestro via. No, ma hai rubato tu la chitarra del maestro, ma noi invece continuiamo a parlare di cibo e di buona cucina con la nostra Giovanna Di Notte. Ciao, ci vediamo io oggi, canna canzuna lì. Vai.
siamo nel Sannio, siamo a Ceppaloni, in occasione di una bellissima manifestazione giunta alla sua seconda edizione. Tartufo al Borgo, appunto una manifestazione dedicata a un prodotto tipico locale, al tartufo pregiato di Ceppaloni. Siamo con uno degli organizzatori, Patrick, che ci accompagnerà adesso a fare una visita per gli stand, per le stradine all'interno del centro storico e del castello. Come è andata quest'anno e rispetto all'anno scorso ci sono delle novità? Allora sì, grandi novità perché abbiamo aperto tutto il borgo, in differenza dell'anno scorso che ci siamo mantenuti un po' diciamo in sordina perché era la prima edizione, non abbiamo voluto tentare chissà quante cose potevamo e abbiamo aperto tutto il borgo, ripeto, abbiamo aumentato gli espositori e l'obiettivo principale è sempre quello della promozione del pregiato tartufo bianco di Ceppaloni. Tartufo bianco di Ceppaloni, ma è di Ceppaloni o comunque un tartufo che proviene anche da altre zone del Sannio, del Beneventano? Assolutamente, il tartufo bianco è solo di Ceppaloni, il tartufo bianco è Ceppaloni in Campania. Noi siamo città riconosciuta dall'Associazione Nazionale Città del Tartufo proprio come bianco pregiato. Ok, allora andiamo sicuramente adesso ad assaggiare questo tartufo tra gli stand del centro storico di Ceppaloni. Abbiamo trovato delle persone che addirittura vengono da fuori regione per la manifestazione Tartufi al Borgo. Voi da dove venite? Noi veniamo da Roma. Da Roma. E siete qui proprio per il tartufo di Ceppaloni? Sì, siamo rimasti curiosi da questa sagra e siamo venuti. Come siete venuti a conoscenza della manifestazione? Amici che organizzano questa manifestazione, che quindi ci hanno invitato a venire qui su e quindi una bella sorpresa, una bella serata. Siete degli amanti del tartufo ovviamente? Ovviamente sì, adesso proviamo questo di Ceppaloni che sicuramente sarà buono e adesso andiamo a mangiarci qualcosa. Da Napoli ed è venuto apposta questo weekend nel Sannio? Sì, sono venuto apposta con il camper, con mia figlia e mio genero. Per il tartufo di Ceppaloni? Sì, è la prima volta, mi è piaciuto tanto il castello, tutto bello. Siete un gruppo? Siamo un gruppo amici campani, siamo un gruppo di camperisti. E ringraziamo per come siamo stati accolti, spazio dedicato a noi camperisti, è una bellissima manifestazione, è il primo anno che siamo arrivati e non ci resta che facciamo una per un prossimo anno. Quanti ne siete? Oggi ne siamo 8 camper, ma il nostro gruppo è molto più grosso. E l'accoglienza in questo borgo per ora come vi è sembrata? No, perfetta, perfetta. Siamo arrivati dal castello, poi siamo partiti dall'ingresso dove inizia il percorso e abbiamo visto anche molto carino il centro storico e anche come è organizzato tutto. E siamo con il presidente dell'associazione Tartufai di Ceppaloni. Presidente, il tartufo è ormai un prodotto tipico non solo di Ceppaloni perché ormai Ceppaloni è conosciuto in tutta Italia per questa sua eccellenza. Quest'anno siamo giunti alla seconda manifestazione dell'evento e cosa avete organizzato voi dell'associazione? Come potete vedere abbiamo organizzato un po' di esposizione di prodotto, anche se quest'anno per via dei problemi atmosferici che ci sono stati, una siccità alternata a forti piogge, la quantità di tartufo che abbiamo potuto cavare, ma non solo qua nel Beneventano, nel Ceppaloni in particolar modo, ma anche nel Molise, nelle zone limitrofe, è molto inferiore a quella dell'anno scorso. Però abbiamo voluto far vedere, almeno sentire l'odore, almeno vedere a chi non lo conosce bene che cos'è il tartufo bianco, dare l'opportunità di sentire il profumo e vedere la consistenza e la bellezza dei nostri tartufi che non hanno niente da invidiare ai tartufi di zone più rinomate, più blasonate. E le dirò di più, il nostro tartufo spesso tramite giri peripezie varie fa il giro di tutta Italia
va a arricchire tavole del Nord Italia e anche dell'estero, o qualcosa torna anche qua con prezzi quadruplicati, quintuplicati, con 4-5 giorni di perdita di freschezza. A quel punto, siccome si chiama tartufo di tizze, è buono. Se dice paloni, qualcuno storce un po' la bocca, il naso, però diciamo, ci stiamo facendo spazio, soprattutto a livello locale, parecchia gente stanno cominciando ad apprezzare, ci abbiamo inviti continui a partecipare a manifestazioni per promuovere il prodotto. Domani faremo una manifestazione con i cani proprio per poter mostrare come si cava il tartufo, perché qualcuno pensa che si va nei boschi il tartufo si salta nelle tasche, non è proprio così, ci stanno sacrifici, ore e ore di abnegazione, perché sono giorni particolari, l'autunno e l'inverno sappiamo come climatologicamente, quindi le giornate di passeggiate, come si dice, non sono proprio così. Quindi noi stiamo dando un contributo a noi stessi, alla conoscenza del prodotto, e stiamo facendo qualcosa per la comunità, per la collettività, per farlo promuovere in modo tale che si crei uno sviluppo intorno a questo tartufo, perché altre zone sono riuscite con tipo Bagnoli Irpino, e ammiro i bagnolesi che con un prodotto molto inferiore al tartufo bianco, il tartufo nero mesenterico, ma sono riusciti a catalizzare l'attenzione di centinaia di migliaia di persone nel periodo di fine ottobre, quando loro fanno la loro sagra. Quindi vorremmo nel nostro piccolo dare un contributo alla collettività, alla nostra zona dove viviamo. Sì, perché proprio intorno a questo prodotto tipico si crea poi un indotto turistico. Noi abbiamo incontrato tante persone anche da fuori regione, da Roma, dalla Puglia, tanti napoletani, quindi si può creare davvero uno sviluppo. Sì, la cosa che noi ci farebbe piacere è che la festa del tartufo di Ceppaloni non fosse solo 2 giorni, 7 giorni all'anno o 2 mesi all'anno, come se ne sta parlando, che fosse 365 giorni all'anno, che in un modo o nell'altro la gente venga qua anche quando non c'è la festa, perché ha sempre l'opportunità. Lei può vedere il borgo di Ceppaloni, il centro storico, il castello di Ceppaloni, che cosa può offrire oltre al tartufo, che in questo momento è all'apice dell'interesse collettivo. Abbiamo tanti prodotti, dal formaggio, dal caciocavallo, dai vini del Sannio e in particolare quelli di Ceppaloni. Sono tanti prodotti, è un paese agricolo alla fine Ceppaloni. Quindi qua chi abbia abituato alla vita sana, ai prodotti genuini. Insomma, il Sannio è un luogo adatto per il turismo enogastronomico. Vogliamo collaborare a sviluppare questo, anche se ci stanno enti preposti che debbono fare questo come attività. Noi vogliamo dare il nostro contributo con l'associazione, come può vedere tutti i ragazzi giovani, la maggior parte, e per fortuna non facciamo i tartufai di professione, quindi vediamo la cosa in un modo un po' più distaccato, un poco più romantico. È una passione. Se non tieni la passione, lo spirito di sacrificio, non puoi nel modo più assoluto fare questo tipo di attività, perché veramente in alcuni momenti ti demoralizzi, come in questo periodo qua. Però noi, come vedete, siamo i ragazzi forti, l'associazione composta dai ragazzi esperti pure, che ci stanno consigliando. Abbiamo la modestia di seguire i consigli di persone più anziane, quindi non pretendiamo nulla, non pretendiamo cose che non sono fattibili. Quindi nel nostro piccolo pensiamo che stiamo dando un buon contributo alla causa tartufo, alla causa di far conoscere Ceppaloni. Vogliamo fare qualcosa di nostro, cioè il tartufo è qualcosa della nostra terra e lo dobbiamo valorizzare noi. Noi l'anno scorso, il 23 novembre, siamo stati ad Agnano, nell'ippodromo di Agnano, abbiamo avuto un successo enorme. Per noi è stata una grossa gioia vedere che persone che non sapevano che cosa fosse il tartufo, che persone che pensavano abbinavano il tartufo campano al tartufo di Bagnoli Irpino, il tartufo bianco al tartufo di Alba, sapere che a 80 km da Napoli, quindi dove ci sta il grosso della popolazione campana, noi avessimo questo prodotto di eccellenza, e abbiamo fatto in modo non solo di farglielo vedere, ma anche di farglielo sentire, odorare e vedere, e parecchi l'hanno anche assaggiato, per fortuna loro. Non solo passione dunque per sviluppare questa cittadina, appunto denominata la città del tartufo. We'll be right back.
bellissimo, accattivante. Bellissimo scenario qui il castello di Ceppaloni. Sì, molto bello, molto affascinante. Come va? Bene, un po' affaticati per la salita. Però ne vale la pena. Sì, ora vedremo, perché è la prima volta che veniamo, quindi sicuramente ne varrà la pena. Nonostante il freddo? Bellissima. Nonostante il freddo ci si attrezza. Da dove venite? Caserta. Qui per il tartufo, immagino. Ovviamente. È la prima volta che viene a Ceppaloni? Sì, stiamo apprezzando il borgo molto bene, tenuto bene, complimenti. L'impatto con Ceppaloni com'è stato? No, è stato positivo, stiamo cercando qualche posto dove mangiare per il momento. Poi magari dopo cena possiamo essere più obiettivi. Passeggiata tra le stradine del borgo di Ceppaloni continua. Adesso siamo in compagnia di uno degli organizzatori di questo evento, il dottor Varricchio. Nonostante il freddo, è una serata freddissima davvero, c'è grande partecipazione, c'è tanta gente, abbiamo incontrato molte persone che vengono anche da fuori regione. Certo, senza dubbio, siamo stati un paio di mesi per organizzare questa manifestazione che è arrivata al secondo anno e una pubblicità fatta massicciamente per bene in tutta la provincia, in tutta la regione, e ha dato i suoi frutti nonostante il freddo, nonostante ci troviamo a fine novembre, nonostante anche il tartufo è un prodotto di nicchia, un prodotto per pochi, un prodotto che ha dei costi oggettivi e delle peculiarità per palati un po' più raffinati, però nonostante ciò c'è molta gente, ci sono molti giovani allietati sia dal buon cibo, sia dal buon vino, sia dalla buona musica, e ciò non ci può fare altro che piacere, perché siamo soddisfatti e contenti di quello che abbiamo realizzato anche in pochi anni, questo è il secondo anno. Come ha detto appunto, il tartufo è un prodotto pregiato, un prodotto di nicchia, però qui l'offerta è variegata, insomma ce n'è davvero per tutti e per tutti i gusti. Sì, abbiamo cercato di dare più offerte a tutti quanti le persone che venivano, a partire dallo street food, da locande, fino ad arrivare al castello, dove ci sarà anche domani un pranzo su prenotazione che vedrà sia tutte le pietanze al tartufo, insomma è anche un pranzo impegnativo, si mangeranno nelle stanze del castello medievale, ed anche affascinante per chi vuole partecipare a questa iniziativa. Quindi non solo gastronomia, ma anche cultura e arte. Anche e soprattutto cultura. Ceppaloni offre di tutto. Offre di tutto, partecipiamo al progetto Benevento del Longobarda, poi che è un progetto della provincia che vede coinvolti vari comuni, tra cui anche quello di Ceppaloni, dove c'è a legarla la storia e tutto ciò che era medievale e longobardo. Siamo appena arrivati, stiamo vedendo un po'. Ho chiesto appena a questo ragazzo dove si mangiasse qui, perché a noi interessa assaggiare qualcosa di buono del posto qui. Chiaramente amante del tartufo? No, veramente no, però vorrei assaggiarlo, non ho mai assaggiato. È un buon pretesto per assaggiarlo. Certamente, infatti abbiamo approfittato per venire qua. Perché te ne sei andata tu? A vergogna. Dove siete? Benevento. Amanti del tartufo? Sì, sì. Piace. Avete avuto già modo di assaggiare qualcosa? Qua ancora no. Stiamo vedendo. Infatti stavamo cercando qualcosa da dove mangiare. Secondo anno Ceppaloni ospita una bellissima manifestazione, una manifestazione che valorizza un prodotto locale, un prodotto del Sannio, il tartufo bianco di Ceppaloni, il prestigioso tartufo bianco di Ceppaloni. Siamo con il sindaco, il dottor Cataudo. Sindaco, innanzitutto complimenti per la bellissima manifestazione che anche quest'anno ha riscosso un enorme successo. Abbiamo sentito l'importanza della valorizzazione del territorio e dello sviluppo turistico attraverso le eccellenze appunto locali, come in questo caso il tartufo. Sì, come è emerso anche dall'incontro, dal convegno che è terminato qualche minuto fa, ovviamente la nostra comunità sta valorizzando questa tipicità del nostro territorio, che rappresenta, ripeto, un motore di sviluppo,
perché ovviamente a fianco al tartufo bianco la nostra comunità è ricca anche di altre tipicità, prodotti della tradizione, anche dal punto di vista storico-architettonico, tant'è che la manifestazione si svolge all'interno del centro storico, al castello, in questo bellissimo borgo medievale di Ceppaloni. Quest'anno l'abbiamo inserito in un contesto provinciale, qual è quella della manifestazione Benevento-Longobarda, e quindi bisogna coniugare le varie esperienze, le varie risorse, ed è necessario, come emerso anche dal convegno, è necessaria una filiera. Sappiamo che ogni comune della nostra provincia ha una specificità, ha una ricchezza territoriale, che sono diverse le une dalle altre, però è necessario metterle insieme, è necessario creare un filo conduttore fra le ricchezze del nostro territorio e della nostra provincia, perché certamente insieme potremo raggiungere dei traguardi molto ambiti, arrivare lontano e quindi creare un reale sviluppo sostenibile del nostro comune, ma soprattutto del nostro Sannio e della nostra regione Campania. Appunto, la valorizzazione attraverso i prodotti poi tipici, quindi magari si può creare anche un indotto turistico partendo proprio dal tartufo, dalle castagne, dai prodotti nostri, del Sannio. Ma quanto è stato difficile organizzare questa manifestazione? Beh, intanto bisogna credere in quello che si fa, e noi come amministrazione ci abbiamo creduto fin dal primo momento, fin da quando siamo stati riconosciuti nel 2011 come città italiana del tartufo a Roma presso la sede ANCI. E ovviamente crea un grosso, voglio dire, ci sono delle grosse difficoltà proprio di impatto anche territoriale, però siamo consapevoli che in questa fase, come ho detto poc'anzi nel mio intervento, in una fase di congiuntura economica di grossa difficoltà, quindi economica, sociale, occupazionale, le risorse del territorio rappresentano un momento, quindi è necessario di un'attenzione particolare, perché da queste ricchezze territoriali si può creare un'economia sostenibile, soprattutto per i nostri giovani. La nostra manifestazione si rende grazie possibile realizzarla quest'anno grazie anche al contributo determinante della provincia di Benevento e della Camera di Commercio, come ho detto anche nel mio intervento, ma certamente grazie all'impegno dei tanti giovani della nostra comunità che ci sono stati vicini. Ancora ieri sera fino a mezzanotte lavoravano qui al comune, si è creato un grosso entusiasmo intorno a questa manifestazione. C'è stato anche un momento quindi di aggregazione giovanile, un'aggregazione sociale, e questo entusiasmo giovanile, la passione dei giovani, l'attaccamento, pur essendo giovani, però alla propria comunità, alle proprie tradizioni, al proprio territorio, affiancate anche all'esperienza di chi in passato ha fatto anche altre iniziative, quindi coniugare l'esperienza del passato con questa ventata di giovinezza e di entusiasmo giovanile ha reso possibile realizzare anche quest'anno questa manifestazione bellissima, che sta sempre acquisendo, pur essendo appena la seconda edizione, però già ha acquistato un risalto, quindi al di là della provincia abbiamo tantissime prenotazioni da tutte le parti della regione Campania, abbiamo le nostre strutture ricettive che sono anche limitate per la verità sul territorio, però già sono tutte piene, quindi abbiamo dovuto dislocare i nostri ospiti anche nelle strutture ricettive della città capoluogo. Quindi appunto questo a conferme, a testimonianza che un piccolo evento man mano che va crescendo, quindi assume una visione sempre più ampia, una visione più ampia di territorio, quindi non solo i Ceppaloni, una visione di territorio sannita, una visione di territorio campano. Thank you.
Aspetta, aspettate, che qua la situazione è cari. Allora, stavamo decidendo al momento la canzone. Mi piacciono queste cose. Tu vuoi fare l'americano, va. Mi piace. Suona pure tu, ospite. Americano. Ma se non è chi lo fa, fa. Dov'è? Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, ticcini, cose siete di surba. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai soldi becca me, chi te li dà la borsa e ti mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, ma se nati in Italia, se da me non ci sta niente, va, ok, la pulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, whisky and soda e rock and roll, whisky and soda e rock. Ci ha organizzato tutto in un attimo. In una frazione di secondo. È una cosa bellissima, signore e signori, siamo pronti. Abbiamo fatto tutto sto preambolo, sta cosa, ma dobbiamo lanciare la sigla. Caro il nostro ospite, sai quello che dobbiamo fare? Io dico una parola, lui ne dice un'altra e tu ne dici un'altra cosa. Va bene? No. Vediamo, lo so che non si è preparato, però ti metto alla prova, vediamo se capisci al volo. Signore e signori, ecco a voi la sigla di Provaci. Ancora Tonino. Faceva schifo, rifacciamolo, vai. Più vivace, energico. Fatti uscire la voglia e la grinta da sotto gli allucioli dei piedi. Signore e signori, Provaci. Ancora. Ho sbagliato io. La sigla di Provaci ancora Tonino. Se vuoi fare Tonino, bellissimo, fai così, provaci ancora Tonino, dici tu, Tonino, e poi fai... Capito? Con la cosa. Okay. Adesso capiscono perché no? Ancora capiscono altre cose. Così, mo capiscono loro. Signore e signori, ecco a voi la sigla di Provaci! Ancora Tonino! Madonna, cioè, aspetta. C'ha un tono di voce basso. Capite? Tonino. Perché io più urlo. Forte, più forte. Lui urla e tu facciamo una prova solo di Tonino. 3, 2, 1. Tonino! Tonino! 3, 2, 1. Tonino! Bra. Signore e signori, siamo pronti e chiedo dalla regia gentilmente di mandare la sigla di Provaci! Ancora Tonino! Non ve l'abbiamo fatta, everybody mi da fai un pezzetto di everybody e sì, ci vuole. Vai. Everybody. Bravo. Need somebody. Di oggi. Allora, mi affaccio. Peppino dalla regia, tutto bene? Oggi voglio interagire anche con te, mi piace interagire con il regista, con Peppino, con il nostro maestro e tra pochissimo con il nostro grande ospite. Non ti presento subito perché a noi piace fare queste cose qua, ma oggi c'è una sorpresa. Oggi c'è il nuovo, perché sta con noi già da tanto tempo, però diciamo oggi ci sta divertendo con le telecamere perché ha preso i posti di quello che sta senza capelli, le cose. Il nostro Mario, ciao Mario, tutto bene? Mario, tutto bene? Non devi fare tu sigla cap, devi fare sigla telecamera, vediamo. Bravo Mario, vedi come lo fa bene. Ma Mario, mi vuoi bene? Come no? Ah sì, scegli, mio Dio. Però è bravo! Ti stai divertendo oggi, Mario? Ma io ti amo. Vedi. E adesso ti sfido.
Caro Mario Ferdinandi, stai attento perché io ti devo sfidare come faccio con l'altro cameraman. Io adesso mi sposto e ovunque io vado tu mi devi seguire con la telecamera. È capace pure che faccio qualche capriolo, va bene? Sei pronto? Sei prontissimo? Mi ami? Eri un po' dubbioso, dici la verità. Siamo pronti. È difficile. Oggi è venerdì, eh? Oggi è venerdì, oggi è venerdì. Allora, Mario, sei pronto? 3, 2, 1, vai! Madonna, questo è proprio forte! È proprio forte! Applauso! Applauso a Mario! Sei il numero uno! Sei il numero uno, Mario Ferdinandi! Hai capito, Mario? Ti piace il nuovo cameraman? È un tipo sveglio. È un tipo sveglio. Come a lui che si è svegliato alle 11.25, alle 11.30 stava qua. Signore e signori, Francesco... No, Francesco. Francesco Renna! Applauso! Allora, Francesco, dammo la massa, un bacio. Madonna, ha detto l'armonica. Poi anche oggi è venerdì, quindi. Una botta di ammocchio, su. Guarda da sì. Allora, sì. Andiamo di fretta. Di fretta. Perché noi sappiamo che tu sei bravissimo. La terza volta che vieni qua, la quarta. Sì, quarta, terza. La quarta volta. Quarta, quarta. Però ce ne frega a noi. Allora, caro Francesco, oggi cosa ci canti? È inutile fare presentazioni sopra la presentazione, tanto ormai ti conosci. Esatto. Cosa canti oggi? Faccio un'altra mia canzone. Aspetta che ce la fai, stai attento perché... Allora io devo fare un po' di palestra, perché non è possibile che per due parole messe insieme all'altro non sto capendo più niente, c'è il fiato che mi sta uscendo da sotto. Ma poi il camera ti inguarda qua. Vabbè, tieni presente che anche il buon Paolo Bonolis fa... Sì, ma quella non la fanno dopo, io non ce la faccio più dopo 25 secondi. Non lo so mica. Vabbè, ti voglio bene. Ah, dici. Allora, no, faccio un altro mio pezzo, si intitola La notte chiara. La notte... Ah, è tuo? Sì, sì. Inedito. Sempre un altro inedito. Qui. Automattina. Certo. Trovaci ancora tu lì. Ovviamente. Dammelo un bacetto. Dammelo tu, che è meglio. Guarda, okay. Guarda, bello. Hai visto? Madonna, qua portano sempre gli inediti ed è probabile che un domani un inedito, un 300 inediti che hanno portato qua possa diventare famoso, che ne sapete voi? Noi ce l'auguriamo. E noi ce l'auguriamo, sì. E poi mi raccomando, fiffat. Vai, dici. Niente, è un pezzo che è stato pubblicato nel mio ultimo album. Sì. E niente, che cosa vuoi sapere? Dimmi tu. Se vuoi racconto la storia della canzone, ti posso raccontare. Hai detto che andavamo di fretta. Fatti quindi. Tu. Fatti miei. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ti sei ripresca pure? Mi sono alzato tardi, come sai? Naccia la miseria, la prossima volta però, Che poi... Allora, caro Francesco, yes. Renna, oggi poi ci avviciniamo a Natale, quindi lui è proprio è perfetto per un presente. Quindi, caro Francesco, noi sentiamo la canzone tu, che come hai detto, che si dice? La notte chiara. La notte chiara. Signore e signori, Francesco Renna con La notte chiara. Vai! Ma canti, mi metto. Io vado, No, sto scherzando. Io vado. Me ne vado, che guarda, se mi metto così, guarda che sorte di ventrone che sa. Me ne vado. Vai, Francesco, vai! Yes. Camminato più piano per poterti pensare un po' più a lungo. Ho toccato il muschio soffice osservando le foglie umide. Ho assaggiato il freddo e la notte chiara mentre i pini giocavano con le stelle. Potevo morire di gioia, sei rimasta attaccata alla mia pelle. Non mi fido di te, sarei un folle. Non mi fido di lei, sarei un su. Che ho visto più limpido e intenso, un freddo che insiste. Sei il mistero che ho visto più limpido e intenso, del freddo che insiste. Il ritorno a casa, ho aperto un cassetto, il tuo orecchino azzurro, l'ho attaccato al petto, l'ho guardato un momento, si è fermato il tempo, a quella volta in auto, al riparo dal vento. Le luci sfumate, le parole aggrappate ad ombre e pensieri per capire cos'è. Santi abbaglianti, strani furie distanti. Mi manchi adesso, sarà sempre lo stesso. Se il mistero che ho visto è più limpido e intenso del freddo che insiste. Se il mistero che ho visto più limpido e intenso, ma il freddo insiste. Ma il freddo insiste.
Francesco Renna. Dov'è che devo guardare? Non sto capendo più niente. È un grande, vai grande, un Francesco Renna, proprio che oggi sta veramente in forma, in formissima. Mi piace questa canzone. Grazie. Perché fai questa faccia? È la verità. Dici tu che sei è la pura verità. Grazie. Allora, fai qualche serata stasera, domani sì. Domani sera sogniamo sempre con Simone. Dove? Non me lo ricordo. All'Aulularia. Non me lo ricordo. Guarda, domani esci di casa, inizi a fare tutti. Ma qua devo suonare io stasera, scusate, qua devo suonare. Dov'è che devi? Tutti all'Aulularia. 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 All'Aulularia che sta a Mercogliano. A Mercogliano. All'inizio di Montefort. All'inizio di Montefort. Lo sa meglio. Di... veramente non sa dove deve andare. Peppino! Dai, che quello poi si arrabbia. Perché agli altri mi fai dire le serate a me, no? Dove suoni tu? No, io non suono. Domani sera. Io stasera esco con Gianrico e. E ci andiamo a ubriacare la ciuccio! Sì! Dai, con chi io? Sì! Può venire? Può venire lui? Come no? E dove andiamo? In che locale andiamo? Ma non lo so, non facciamo pubblicità. A casa mia, ci facciamo una bella spaghettata. Io. Vuoi fare io? Vabbè, però in compagnia, se no ragazzi. In compagnia di chi? La televisione. Ah, scusa, tu sei fidanzato, scusa. Perché tu non sei fidanzato? No, io no, quindi. Sei single? Sì. Tu sei single? Ah, io non si dicono queste cose. A volte. A posto, sono single pure io. Signore e signori, mandiamo la pubblicità dopo che ci siamo fatti tutti i nostri strafattacci nostri. Ma questo è bello, a loro piace. Dite la verità, vi piace che, noi, che voi vi fate i fatti nostri. Ma dopo, infatti, ci chiediamo qualche altra accusa a Francesco Renna. Ma nel frattempo lanciamo la pubblicità e un pit, non cioè un pizzico di pubblicità e poi il TG. Al rientro dal TG ti fai una bella cantata. Sei contento? Sto imparando a parlare un poco con l'accento napoletano. No. Oddio. Faccio un po' schifo, è meglio che parli pulito. Signore e signori, pubblicità e non cambiate canale, altrimenti Francesco Renna, con tutto sto imparatanno, vi dà un... Un... Oh, ma sono 20 mesi che vieni qua! Un... Pom. Pom. Ma io poi non posso... Un motore di tuo cugino! Il Tuzzo! Ah, scusami. Vai. Io è un... Tuzzo. Bravo, è un grande. Pubblicità, TG, via, ciao. Oggi siamo candelini, pure io e il maestro. Voglio bene, na, non scherzare. Conti, mentre mi amici. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare il vestito. Ti voglio bene, na. Portato un album, bravo! Quando mai? Te l'ho portato? Me l'hai portato? Certo. Ah, te lo sei fregato tu, e no! Ti do un tuzzo, hai fatto bene! Si è fregato l'album, portalo un altro a me, ti prego. Che sto facendo la collezione, tutti quelli che vengono qua portano l'album, in macchina. Quanti dischi hai ora? Una 35.000. Infatti. Allora, caro Francesco Renna, sei number one, che cosa ci canti in questo preciso istante, momento? Adesso, in questo adesso. Ti canto un pezzo, sempre dell'ultimo album, sentito da Verso Te. Non parla d'amore, però. Di cosa parla? Di... d'amore. Mio Dio. Vabbè, fai quel che vuoi. Tanto ormai sei di casa, sei veramente un amico ormai. Quindi, sì. Verso te, dedicata a chi? A chi mi ascolta. A chi ti ascolta, agli amici telespettatori. Però poi capite dal testo. Va bene, adesso capiamo. Tutti quanti, alzati volume e cerca di capire. Signore e signori, Francesco Renna con Verso te. Hey! Vai! Grazie. Me ne va. Zaffiro, hai detto faccio tardi, ma è rimasto sempre impresso. Ma un bambino si confonde se lo dice troppo spesso. Quando hai chiuso quella porta per non tornare più, mi impediva di abbracciare.
sovrastano. Canzoni che mi guidano verso te, verso noi, verso me, verso voi. Perché molto è dovere, bene. È un diritto del nostro maestrone. Dici qualche cosa. Molto bene. Questo è. Aspetta, è bel giudizio soddisfacente. No, metti quello di prima. Mi piace. Ecco, faccio così. Molto bene. È brava assai. Perché non organizzate qualche serata insieme? Perché no? No, ma noi abbiamo già suonato insieme. Avete già suonato insieme? Sì, sì, siamo stati anche a fare un capodanno a Cosenza. Ah, a Cosenza? Lo diciamo prima, sì, sì. Sul corso di Cosenza. Sul corso di Cosenza? Sì. Ah, poi bene cacciato. No, 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 assolutamente. Hanno chiamato i vigili urbani. Una serata molto fredda. Fredda? Cosenza, faceva freddo. Veramente. Mamma mia. Sì, sì. Il nostro cenone fu stuzzichini al bar. Al bar. Sì. Ah, proprio in mezzo alla strada, come io. In pratica sì. Hai capito, come funziona. Bene, allora mi avvicino là perché devo salutare il nostro Francesco Renna. Caro Francesco Renna, ringraziamenti, saluti, fai quello che vuoi. Vai. Grazie ragazzi per ospitarmi ogni volta. Ti vogliamo bene. Quindi. La prossima volta vieni alle 12 e mezzo. Anzi, al numero 5. La prossima volta vengo più tardi, se sei un grande, perfetto. Okay. Poi dici qualche altra cosa. Poi niente, se volete date un'occhiata sempre al mio sito www.francescorenna.it. Ah, c'è proprio il sito. Certo. Yes. No, senza. Voglio. Oh. Niente, continuate a seguirci durante le serate, durante queste belle puntate che organizza Gianrico. No, un bacetto non saluto, Gianrico. Un bacetto. No, un bacetto. In amicizia, in amicizia. Un bacetto in amicizia. Bacetto in amicizia. Cari amici telespettatori, volete il bacetto di Francesco Renna sottoscritto? Sì. Hai visto? Ha fatto. Ma porca miseria. Madonna, che. Col naso, è arrivato prima il naso e poi la bocca. Vabbè, quello capita anche con le donne. Ma, signore e signori, ringraziamo noi, sempre fieri e contenti e felici e amorevoli nei tuoi confronti per averlo qui in trasmissione. Ci vediamo la settimana prossima. Certo. Quando? Sempre lo stesso giorno. Che ce n'è? Dimmi un venerdì oggi. Oggi è venerdì, no, dico la settimana prossima. Vabbè, poi ci sentiamo. Ci sentiamo. Cari amici telespettatori, mandiamo un pizzico di pubblicità perché dopo c'è una situazione proprio così che voi non avete idea perché tutto il roba di massaggi, di esercizi, di cose fisioterapeutiche, vi voglio tanto bene. A dopo, mi raccomando, non cambiate canale. Ben ritrovati, sempre in diretta ad 8 mattina, nuovo cambio
torna la rubrica In Salute, ma prima di presentarvi l'ospite di oggi chiedo a regia ad Aldo Finizia la sigla di In Salute. E allora vado subito a presentarvi l'ospite di oggi. Con noi nel salotto di 8 mattina ci ha raggiunto il dottor Giuseppe Dello Buono, fisioterapista, inventore del metodo Dello Buono. Dottore, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, grazie per essere stato invitato a questa trasmissione. Una novità, oggi faremo anche delle dimostrazioni. Con lei ci sono i fisioterapisti Angelo Dello Buono e Sara De Simone. Parleremo di fisioterapia, in particolare dedicheremo questa puntata alla spalla. Sì, dedicheremo questa puntata alla spalla perché è uno degli argomenti più importanti in fisioterapia, perché è un lavoro che bisogna fare con attenzione, perché la spalla è un'articolazione molto importante del corpo ed è quella più mobile di tutto il corpo. Adesso con Sara eventualmente vediamo come... Sara ci sta raggiungendo, dimostriamo subito praticamente come si interviene. Allora, come si interviene lo vediamo alla fine. Quello che vorrei far notare è la spalla, come funziona, come è fatta e da cosa è formata. La spalla, in effetti, noi che cosa abbiamo? Abbiamo delle ossa, chiamiamole così. Io cercherò di disegnare sulla spalla della dottoressa Sara. Si è staccato il microfono, me lo rilego un attimo. Ho rilegato il microfono. Adesso io andrò a disegnare le articolazioni. Per cui noi che cosa abbiamo? L'articolazione più importante è la scapola, che ha più o meno una forma del... Solo un secondo, dottore. Ecco. Ok, grazie. Che ha più o meno una forma del genere. Questa scapola, a questa struttura della scapola, noi che cosa facciamo? È legati i muscoli. L'altra struttura che noi abbiamo è l'osso, che abbiamo in questa direzione, che è il nostro omero. Per cui abbiamo la scapola, l'omero, e un altro ossicino davanti, che è la clavicola. Spesso non viene definita articolazione della spalla, ma è molto importante. Per cui abbiamo la clavicola che si sta davanti, abbiamo l'osso dell'omero che è questo e la scapola che è questo. Adesso queste sono, diciamo, tre strutture ossee che si possono diciamo non trattare l'osso, ma dobbiamo capire i meccanismi muscolari che funzionano. No, poi ci sono i muscoli. I muscoli è la cosa più bella, la cosa più importante della spalla, è lo studio più bello. Perché che succede? Spesso i pazienti vanno per sollevare il braccio e hanno dolore. Il dolore è spesso vario, può essere dietro, avanti, in tutti i punti della spalla. Se uno riesce a capire come funziona, riesce tramite la fisioterapia a risolvere veramente tutti o quasi tutti i problemi che provengono dalla spalla. Una delle problematiche più importanti che viene spesso trascurata, uno pensa solo al dolore, ma bisogna capire perché c'è il dolore. Sono le cause. Quali sono le cause che provocano il dolore? Le cause più semplici sono il blocco della scapola. Che vuol dire? Se noi vediamo Sara solleva un po' il braccio, a un certo punto noi abbiamo una rotazione della scapola. Quest'osso si ruota. Per qualsiasi motivo, faccio scendere giù, io ruota ancora piano piano in alto, si blocca, arrivato a un certo punto si blocca. Io che cosa ho fatto? Ho solo tenuto fermo la scapola, non sto fermando il braccio. Allora questo che cosa vuol dire? Che potrebbe esserci qualche muscolo, facciamo un esempio, la disegniamo un po' a Sara. Noi abbiamo dei muscoli molto belli, qui abbiamo ad esempio, viene chiamato il piccolo romboide, poi qui abbiamo il grande romboide, no? In questo modo. Questi muscoli, se sono contratti, non permettono il traslare, il movimento di quest'osso che è la scapola, per cui creando una forzatura sulla parte tra la scapola e l'omero e si infiamma questa zona.
Poi abbiamo l'elevatore della scapola, un altro muscolo molto carino che sta qui, che arriva fino su al collo. E allora, se il collo è bloccato, per dolore si può bloccare la scapola e io ho un dolore in questa zona. Ma spesso si sente parlare dei muscoli della cuffia dei rotatori, l'impicciamento della spalla, lesione dei muscoli della cuffia dei rotatori. Per cui noi che cosa abbiamo? I muscoli della cuffia dei rotatori normalmente in medicina dicono sono quattro. Quali sono questi muscoli della cuffia dei rotatori e a cosa servono? Allora noi abbiamo quello che quasi sempre si lesiona, si rovina e si infiamma, è il sovraspinato. Che cos'è il sovraspinato? Nella scapola noi qui abbiamo, viene definita questa zona, la scapola viene divisa in due. Questa si chiama spina della scapola, questa zona, non so se si riesce a vedere bene, questa zona. In questa spina della scapola ci sta un muscolo che si chiama sovraspinato, proprio perché si trova sopra la spina. Questo muscolo sovraspinato è quello che si rovina quasi sempre, per cui questo muscolo che sta in questa zona, parte da questa zona come vedete e arriva sull'omero, sulla punta dell'omero, in questo punto, nell'omero. Andando a vedere questo muscolo, perché? Ma questo muscolo a che serve? Ma serve quasi a niente, teoricamente servirebbe solo ad allontanare leggermente il braccio in questa posizione. L'altro muscolo della cuffia dei rotatori è il sottospinato, cioè si trova sotto la spina, cioè per cui abbiamo un altro muscolo sottospinato che va a finire direttamente su questa zona sempre dell'osso. E vedete quanto sono bene. E il terzo muscolo, ok, che noi abbiamo sotto, è il sottoscapolare, per cui è un muscolo che si trova sotto l'osso della scapola, fuoriesce e va a finire sempre sul nostro osso. E da non dimenticare un altro muscoletto simpaticissimo che sta proprio in questa zona della scapola, che si chiama piccolo rotondo. Allora, se noi prendiamo il sovraspinato, sottoscapolare, il sottospinato e il piccolo rotondo, questi muscoli formano la cuffia dei rotatori della spalla. Quando sono bloccati, mantengono completamente ferma la scapola e viene anche spesso chiamata spalla congelata. La spalla congelata vuol dire che ci sta proprio un blocco della spalla in questa direzione. E chiaramente a questo ci stanno i legamenti. I legamenti, la cosa importante dei legamenti, non fanno parte dei meccanismi muscolari, ma bensì io li definisco anche fine corsa. Cioè, in effetti, se io sollevo la braccia, a un certo punto non si deve sollevare più, perché ci stanno questi legamenti che servono a protezione delle articolazioni, altrimenti l'articolazione girerebbe come vuole. Allora, grazie alla nostra Sara abbiamo spiegato quelle che sono le cause e come si interviene, parliamo anche di prevenzione. Le cause le abbiamo appena viste, no? Ecco, stiamo guardando, prego dottore, si accomodi, sedentarietà, operatività, traumi e cause lavorative. Allora, sedentarietà o iperattività. Se uno sta fermo con qualsiasi tessuto, muscolo, eccetera, eccetera, diciamo sedentario, la muove poco, nel momento in cui va a muovere questa struttura, che è comunque un peso, io devo sollevare un peso per sollevare un braccio, se io devo sollevare un peso, se questo muscolo è debole perché non è allenato, io mi faccio male. Nel momento in cui lo vado a muovere, lo devo sollevare anche un libro, se io prendo questo libro, è un peso, ok? Questo libro, che neppure a fare apposta è il mio, che cosa succede? È un peso, per cui ipoattività, i muscoli sono deboli. Iperattività invece è il contrario, il muscolo
perde la sua elasticità, diventa contratto. Se un muscolo diventa teso, troppo teso, la circolazione nel muscolo, nelle cellule, non passa, per cui il muscolo comincia a soffrire, comincia a infiammarsi, comincia a indebolirsi, per cui diventa una debolezza di troppa forza, e il contrasto della definizione. Questi sono i due casi più importanti. In questi casi più importanti, ora un argomento di cui parliamo spesso nel corso della nostra rubrica in salute è come fare prevenzione. La prevenzione è importantissima, la prevenzione penso della vita vale per tutte le articolazioni, soprattutto anche quella della spalla, e la prevenzione è la ginnastica. La ginnastica fatta in modo corretto, l'alimentazione è indispensabile, il trattamento, io non lo definirei terapeutico, il trattamento non terapeutico nel senso che tutte le articolazioni periodicamente, una volta ogni 2 mesi, ogni volta 3 mesi, devono essere trattate per liberare le articolazioni e i nodi di impurità, queste impurità che fanno infiammare nel tempo le strutture. Allora, vogliamo mostrare anche in che modo viene effettuato il trattamento. Abbiamo già anticipato da subito che oggi avremo anche mostrato chiaramente quello che è possibile fare e poi avremo spiegato cosa è possibile ottenere col metodo dello buono. Esatto. Allora, noi, se noi possiamo vedere, adesso quello che bisogna fare sono dei trattamenti molto... Io faccio un esempio banale, io vorrei proprio essere semplice nel... Quello che noi dobbiamo andare a trattare si chiama matrice. Matrice, che cos'è la matrice? La matrice, come la possiamo definire? La possiamo definire come l'oceano. Immaginiamo l'oceano, noi abbiamo l'oceano. Nell'oceano che cosa ci sono? Ci sono i pesci piccoli, grandi, ci sono le balene, i delfini. Se il mare è pulito, i pesci, i delfini, le balene sono sane. Se il mare è inquinato, i pesci che cosa fanno? Cominciano a morire. Se il mare è inquinato, i delfini non riescono a comunicare, il sistema delle comunicazioni. La balena, se il mare è inquinato, perde l'orientamento. Se il nostro mare è inquinato, il liquido, la matrice così chiamata, che è un mare, il nostro mare è inquinato, se questa matrice è inquinata, le cellule cominciano a morire, il sistema nervoso non riesce a trasmettere bene, gli impulsi non sono ben diretti e precisi, le balene perdono l'orientamento, i nostri meccanismi perdono la coordinazione motoria. Lì già nell'altra parte del nostro studio stanno già lavorando, grazie in regia della Dofinizia ci mostra quello che è la tecnica e poi a lei il compito di spiegarla. Prego, se vuole raggiungere i due fisioterapisti del suo centro, assolutamente. Abbiamo qui Angelo, che è mio figlio, è un fisioterapista che sta trattando un'altra fisioterapista che è Sara. Che cosa sta facendo? Sta facendo una tecnica di impastamento. Beh, tutti i fisioterapisti estetisti conoscono la tecnica di impastamento. Noi ne abbiamo coniate 24 che creano la differenza di ogni problematica. Per cui se io ho un problema particolare devo usare una tecnica o altre. Ma a prescindere da questo, adesso Angelo sta cercando di sistemare quella che abbiamo chiamata matrice, stiamo cercando di togliere le tossicità dall'organismo per far respirare le cellule in modo che una volta che io ho tolto dalla matrice le tossine posso ottenere la giusta guarigione. Poi quello che noi riusciamo benissimo a fare sono delle mobilità articolari spesso io riesco a fare, che sono di origine, diciamo, soprattutto provengono dalle arti marziali, sono delle tecniche che provengono dalle arti marziali che servono a tenere bloccati alcune strutture muscolari per far scioglierne altre che sono di particolare importanza, cioè devo avere una giusta presa, un giusto movimento e sono io a decidere, prendendo bene la mano,
per cui io in questo chiamo la presa a forchetta, tra virgolette, perché la Sara rimane bloccata. Chiaramente devono essere fatte bene, perché se uno non conosce la manualità rischia le lussazioni, poi peggiorerebbe la situazione. Andando a bloccare con l'altra mano il muscolo che io già ho valutato prima se era funzionante o meno, farò dei movimenti particolari che vanno a liberare tutte le articolazioni. Questo è uno dei meccanismi. Allora, siamo riusciti con la nostra manualità, ormai che studiamo da 40 anni, che in una seduta una spalla si riabilita velocemente. Ecco, questa è una delle cose principali proprio del metodo dello buono, la possibilità di intervenire con poche sedute. Prego. Allora, stare anche lì, così ci dimostra praticamente come possiamo fare, o lascia che siano... No, facciamo un'altra seduta. Voglio legare un attimo il reggiseno alla dottoressa Sara, per... metti pure il braccio... La facciamo ruotare a pancia l'aria, ok. Io mi metto da quella parte, forse la telecamera prende meglio la presa. Ecco, ce ne sono tante di prese. Quella più semplice, tra virgolette semplice, perché sono tutte prese di leva. Io vado a bloccare in questo caso sempre l'articolazione e andrò a fare dei movimenti, anche se sono leggerissimi. Diciamo in questo caso la mia paziente, il suo braccio non può fare nessun movimento, è bloccato, sono io a decidere il movimento senza creare danni. Per non creare danni bisogna chiaramente capire benissimo le angolazioni, come funzionano e come devo andare a lavorare su queste articolazioni. La spalla chiaramente non viene mai trattata da sola, perché se io tratto la spalla perché c'è il dolore della spalla, sbaglio completamente trattamento. Come abbiamo visto, il lavoro che stava facendo Angelo stava trattando tutta la schiena. La spalla fa parte del corpo, per cui io devo riportare la postura in equilibrio. Il nostro concetto di fisioterapia è ogni volta riportare un equilibrio posturale. Noi portiamo questo equilibrio posturale, arriviamo alle vertebre, si arriva alla spalla, si arriva al braccio e il collo. La spalla fa parte del corpo, non è un pezzo a sé stante. Questo è un messaggio importante da tenere presente, ma ci sono anche degli esercizi che col metodo dello buono è possibile effettuare quotidianamente, la mattina appena svegli, per... Noi preghiamo la dottoressa Sara di far vedere alcuni esercizi. Adesso mette direttamente il camice. Allora, magari il dottore mi raggiunge di nuovo nel salotto e così intanto diamo qualche anticipazione mentre sia il dottor Dello Buono che la dottoressa Sara preparano, per mostrare praticamente, perché oggi abbiamo anticipato proprio questo, la possibilità non solo di dire cosa è possibile fare, ma oggi lo stiamo mostrando ai nostri telespettatori ed è qualcosa che faremo anche nel corso delle prossime puntate. Abbiamo detto cure, varie cure, 24 terapie, le annunciava, naturalmente le mostreremo pian piano. Abbiamo parlato della spalla, importante quando si parla della spalla tener presente tutto il corpo, lei diceva, fa parte del nostro organismo, non possiamo trattarla singolarmente, andare a agire solo su quel problema. Non possiamo assolutamente trattare solo la spalla, ma si tratta sempre, non posso trattare solo la spalla malata, devo trattare anche la spalla buona. Quando si fanno i trattamenti, l'errore che si fa, si tratta la spalla malata. No, è la spalla buona. La spalla buona, se non viene trattata, la spalla malata non guarirà mai. Adesso vedremo con Sara degli esercizi, ok, che andremo a fare per, diciamo, che possiamo fare a casa. Cioè, cosa fare appena svegli e prima di andare a letto? Consigli per tutti i nostri telespettatori.
ascoltatori. Sì, prego. Allora, prima di cominciare l'esercizio facciamo un riscaldamento. Il riscaldamento, Sara cosa farà? Metterà le mani sopra le ginocchia e farà un movimento avanti e indietro con le spalle. Stiamo parlando chiaramente degli esercizi solo nelle spalle, già abbiamo fatto un lavoro di gambe e così via. Lei farà questi esercizi andando avanti e indietro. La prima volta farà una volta avanti e una volta indietro. La seconda volta comincerà a fare 5 volte avanti e 5 volte indietro. In questo modo, bravissima. Poi piano piano si prende un bastone, che questi bastoni qua si trovano da qualsiasi parte, ci sono quelli che si mettono tra le porte, tra la porta di una casa, perciò una carrucola che costa 2 euro, un pezzo di funa che si ritrova regalato e un bastone, diciamo, per attendere per appendere una tenda. Abbiamo e talvolta sì, non sappiamo neanche come è possibile utilizzare. Diciamo che Angelo, dottore Dello Buono, farà da fisioterapia, da porta, diciamo così, in questo caso, e la Sara che cosa deve fare? Con il braccio, diciamo, questo è il braccio buono, mettiamo che questa sia la spalla malata, cosa fa? Tirerà su il suo braccio malato. Per cui in questo modo uno farà dei movimenti a casa, tranquillo, senza nessun problema. Dei piccoli esercizi che possono fare chiunque senza nessuna spesa particolare, ma crea la mobilità articolare in questo caso della spalla. Chiaramente prima di fare questi esercizi bisogna sempre fare la prima seduta di riabilitazione, che poi il professionista indicherà gli esercizi correttamente come fare. Un altro esercizio importante è che possiamo far vedere che noi andiamo a prendere, se li abbiamo scritti anche, sono quelli con piegamenti delle braccia e il bastone. Piegamenti delle braccia e col bastone. Il bastone, guardate, è un semplice. Questo è il bastone, lo potremmo. Stiamo vedendo nello schermo delle piccole regole. Punti da seguire. Piccole regole da seguire. Quelle con il bastone è molto bello perché. Con veramente, questo è un bastone, diciamo, per lavare per terra, il bastone classico della scopa, no? Niente di particolare. Sempre io che cosa faccio? Con il braccio sano, io che cosa faccio? Spingo il braccio malato in alto. Movimenti semplicissimi senza sforzare, per cui quel braccio non c'è bisogno di un'altra persona, ma bensì. Che cosa sto facendo? Sto riscaldando il muscolo e lo porto completamente in avanti. I muscoli sono formati in un certo modo, dipende come metto il braccio, così cambio funzionalità di un muscolo. Per cui che cosa dico? Chiedo scusa, passato davanti alla camera, ma c'è alcune volte, che cosa dico? Se io faccio ruotare la mano, automaticamente vado a inserire l'allungamento di mobilità e stretching, se noi lo vogliamo chiamare stretching, di alcuni muscoli fatti con una morbidezza e senza creare danni. Perché senza creare danni? Perché se lei si fa male sollevando il braccio, si ferma. Se invece lo faccio io vado a forzare, posso creare dei danni. Invece lei, piano piano, forzando sempre di più, si porta il bastone dietro la schiena. Per cui vado ad inserire altri muscoli, faccio gli stessi movimenti e vado a cambiare completamente le mobilità articolari e i muscoli che vanno, rigiro di nuovo, adesso siamo veloci nelle pochissimi minuti per dare indicazioni ai telespettatori di 8 mattina, veramente brevissimi. Poi naturalmente anticipiamo già che nel corso delle prossime puntate presenteremo come sempre altri argomenti e come abbiamo fatto oggi daremo anche indicazioni pratiche su come fare. Su come fare. Allora, fatto questo, abbiamo fatto questi esercizi già che sono molto belli, molto importanti, poi lasciamo il bastone, ci sono dei piegamenti. I piegamenti, se io faccio da muro, io sono un muro, questa qui, stop, quando mi posso piegare? Dipende dalla mia
capacità di forza. Questo serve per cominciare a migliorare la qualità di forza. Ce ne sono tanti altri, poi piano piano il tempo stringe e mi dicono di fermarmi un attimo. E allora, grazie assolutamente al dottore. Io devo salutarla, purtroppo chiudere, ma come già mi ha raggiunto, eccolo il nostro Gianrico. Ciao. Allora, ringraziamo il dottor Dello Buono. Hai seguito assolutamente cosa devi fare la mattina, cosa devi fare la sera? Sì, poi il dottor mi fa vedere a me perché... No, potrai rivedere il video, quindi così brava. Questo pomeriggio sul sito www.ottopagine.it, dove sarà pubblicata come ogni giorno tutta la registrazione di questa puntata, le foto e le immagini più belle, quindi potrai anche seguire le indicazioni del dottor Dello Buono. Dottore, grazie per essere con noi. Noi dobbiamo salutare i nostri telespettatori, augurare come sempre un buon fine settimana, perché ci rivediamo lunedì mattina puntuali a partire dalle 10 sul canale 696. Sei pronta? Vai. Inseguendo le distanze dentro sé, quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Siamo bravi.